Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Io primariamente desidero davvero ringraziare Enzo, Maurizio e Medicina Democratica per la sensibilità che hanno dimostrato rispetto ai nostri problemi. Abbiamo assolutamente bisogno di trovare sponde fuori Taranto, perché il problema che abbiamo purtroppo non trova sponde di alcun tipo, per cui amplificare la voce e il dramma di questa città ci è non necessario, è vitale, e purtroppo vitale in questo caso non è una parola usata a caso. Io sono Massimo Ruggeri, sono di Giustizia per Taranto, che è una delle associazioni che ha partecipato alla redazione di Piano Taranto, che rappresento qui nella sua interezza. È un gruppo di sigle, associazioni, movimenti e tanti cittadini e cittadine che ha sentito la responsabilità di andare oltre la denuncia. Nel senso che voi sapete che tutto quello che accade a Taranto è stato prodotto proprio dalla denuncia e dal basso che sono state fatte, anche realizzando addirittura delle analisi in proprio negli anni passati dalle associazioni. Questo patrimonio delle associazioni è continuato ad essere coltivato in tantissime mobilitazioni. Noi abbiamo pensato che abbiamo sentito la responsabilità di realizzare questo piano partecipativo che andasse oltre la denuncia, come vi dicevo, perché cosa accade a Taranto, una città assolutamente sui generis, che alla denuncia della società civile non solo non c'è alcuna risposta da parte della politica, ma le risposte che ci sono nascono per neutralizzare l'attivismo delle associazioni che denunciavano. Quindi le risposte che dovevano arrivare dalla politica sono state chieste dalla città a noi che facevamo denuncia. Siamo andati oltre questo paradosso, abbiamo sentito questa responsabilità e abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato insieme, non sempre è stato facile, ma sapevamo che era necessario. Avevamo bisogno di creare un percorso di comunità per dimostrare ai nostri concittadini che un'altra realtà era possibile, e questo in contrapposizione con quanto ci diceva la politica, perché oltre ai decreti a cui qualcuno ha accennato negli interventi precedenti, la politica si è proprio adoperata per raccontare falsità, per fare una propaganda di sistema che terrorizzasse la popolazione. Ciò che ha fatto la politica è di cercare di non far credere che il cambiamento fosse possibile, perché è chiaro che Taranto è una città tenuta in emergenza, che deve dipendere dalle grandi industrie e dove devono succedere tutto il peggio della nazione, perché non c'è solo Ilva, sappiamo che ci sono altri grandissimi insediamenti industriali come Eni, quindi insomma i poteri che tocchiamo non sono neanche così leggeri, e chiaramente hanno risposto con le loro controffensive. Noi abbiamo cercato di combattere la paura con la speranza, facendo credere che era possibile. Da qui nasce l'esigenza di questo piano. Come l'abbiamo organizzato questo piano? Allora, la prima parte, molto corposa, è un documento di 80 pagine, premetto, in continuo divenire, nel senso che non è assolutamente un lavoro finito, è partecipativo, è ancora aperto all'implementazione, perché vogliamo che sia un manifesto di riscatto e di riconversione economica e sociale del nostro territorio. Siamo partiti quindi dal raccontare la verità. Abbiamo capito che la cosa più importante era innanzitutto raccontare la verità, proprio per andare contro la narrazione che facevano di ciò che accadeva. Quindi abbiamo preso anzitutto tutti i decreti Salva Ilva e li abbiamo tradotti in modo accessibile affinché la città, la comunità, tutto il paese in realtà, capisse quanto male si stesse facendo alla città, cosa si fosse disposti a fare pur di continuare a garantire la produzione a scapito della città. Cioè, facevano tutte queste cose raccontandoci che era per l'ambiente, per l'occupazione, tutte falsità che abbiamo ampiamente dimostrato. E cioè loro dicevano che i rischi della sanità erano minimi, li minimizzavano, e noi abbiamo scoperto con il nostro studio che in realtà erano ben peggiori di quello che era, uno studio valorato anche da ISDE, Medici per l'Ambiente, il cui apporto è stato fondamentale per garantirci i dati necessari a rendere pesanti le nostre affermazioni. E abbiamo quindi raccontato tutti questi decreti, che davvero qualcuno ha passato in rapida carrellata, ma ci sono delle cose previste in queste leggi veramente incredibili. Limiti emissivi alzati solo per città sopra i 150.000 abitanti, per farvi uno degli esempi, e Taranto ne ha 200.000. Mentre si tiravano su questi limiti, con l'allora ministro Prestigiacomo, sempre il ministro Prestigiacomo riceveva da Riva, l'ex padrone di Ilva, 5.000 euro per la propria associazione. Tanto per farvi un quadro
oppure se è concesso alle discariche ILVA di sotterrare i rifiuti pericolosi al loro interno, facendo un favore economico che non c'è bisogno di illustrare. Mi fa piacere che siamo riusciti ad avere il piano tanto. Questa è la versione integrale. Non so se c'è anche la presentazione, quella di presentazione. Ah, ok, benissimo. Sì, è bello avere un'immagine di quello che è, perché è un lavoro davvero importante. Oltre ai decreti che chiaramente poi hanno previsto proroghe su proroghe di quelle che, delle autorizzazioni integrate ambientali, addirittura l'ultima è stata una deroga di proroghe, quindi qualcosa che anche a livello legislativo è finanche difficile descrivere. Siamo partiti da lavori precedenti, perché abbiamo avuto l'umiltà di andare a prendere il lavoro che la città aveva prodotto fino a quel tempo. Questi decreti davvero hanno stabilito di tutto e di più, e li abbiamo spiegati molto, molto bene. Altra operazione che abbiamo fatto è quella di andare contro a un mantra che ci raccontavano sempre a Taranto, cioè: voi cosa voleste? Le bonifiche? Allora siete dei visionari, perché le bonifiche sono costosissime. Allora abbiamo fatto un'operazione di controverità. Abbiamo dimostrato quanto in realtà stesse costando salvare Ilva. E attenzione, non è solo una questione di costi, è anche una questione di opportunità, perché faccio presente che si sta investendo su un'industria a carbone, mentre il mondo sta andando da un'altra parte. Quindi non solo è un investimento a perdere, ma su un'economia finita, che non ha nessuna prospettiva. Quindi, dimostrando i costi, abbiamo anche cercato di dimostrare quanto invece fosse diverso e meglio andare verso le bonifiche, che invece attivano una serie di attività, di economie, che sono sane, dall'occupazione all'economia in sé, che sono economie di tantissimi tipi. Abbiamo trovato degli studi che hanno dimostrato scientificamente come le città con grossi insediamenti industriali presenti abbiano una capacità creativa e di intrapresa più mortificata. Per cui anche questo abbiamo detto, proprio sono degli studi scientifici di ricercatrici tarantine che in buona sostanza ci hanno consentito di fare che cosa? Cioè di abbattere un altro dei loro mantra, cioè quello per il quale senza ILVA ci sarebbe desertificazione economica, disagio sociale, povertà. Hanno dipinto un quadro che serviva a tenere la popolazione nel terrore del cambiamento, un terrore che purtroppo ancora insiste e che cerchiamo di combattere in ogni occasione utile, ed è per questo che rimarcavo un ringraziamento per loro. Quindi questo studio dimostra chiaramente che invece è la presenza di questi insediamenti industriali che mortifica l'intrapresa, oltre al fatto che nel frattempo si prendono provvedimenti affinché il sistema cultura a Taranto venga annientato, cioè c'è un'università mortificata affinché la gente vada fuori, e quella che deve rimanere invece non intraprende. Quindi è una realtà depressa per induzione, è una depressione indotta, questo stiamo cercando di far capire, cioè non è che Taranto non ci sarebbe nulla senza ILVA, è a causa dell'ILVA che c'è pochissimo. È proprio il contrario. E il sistema, ripeto, ha messo mani sulla cultura e su ogni altra iniziativa possibile. Prova ne è, pensate, anche questo non è un caso, è che Taranto è l'ultima provincia della regione, è sicuramente una delle ultime in Italia, ad attingere dalle opportunità offerte dai bandi e dai fondi europei. Cioè, sia a livello pubblico che privato, ma chiaramente pubblico fa più scandalo, non vengono pubblicizzati i bandi, non si presentano progetti, non si attingono fondi. Nel caso dell'ILVA, addirittura, quando abbiamo prospettato Piano Taranto, abbiamo dimostrato che c'erano proprio dei fondi europei con un piccolo cofinanziamento italiano che avrebbe consentito di riconvertire tutti i lavoratori della fabbrica e riconvertendo anche l'economia della città. Quindi attraverso un processo che sarebbe durato 5 anni questi lavoratori non avrebbero perso il reddito e si avrebbe avuto il tempo per configurare una riconversione. Come fare questa riconversione economica? Siamo arrivati anche a questo trovando uno studio che davvero ci è stato utilissimo, di Confindustria del 2009, e questa cosa ci è stata molto utile perché è dimostrata proprio da Confindustria. Cosa fa Confindustria in questo studio? Dimostra quanto le bonifiche, sì, bisogna andare un po' più giù, quanto le bonifiche siano un affare economico. Ovviamente loro prospettano le bonifiche da un punto di vista di posizionamento economico, perché chiaramente il loro interesse è quello lì.
però tutto ciò che dimostravano faceva gioco a noi per dire che da una parte ci sono delle economie malsane, malsane in tutti i sensi, ambiente, salute, sanità, economia, sociale, tutto, occupazione, che non vi stiamo a dire se considerate semplicemente che sono morte 8 persone su impianti sequestrati dalla magistratura e dissequestrati dallo Stato, pensate. Quindi quanto invece fosse conveniente investire in economie sane, il cui pregio è anzitutto quello di restituire i territori agli abitanti, e questo costituisce già delle nuove opportunità di per sé. Però loro dicono delle cose ancora più precise che noi abbiamo fatto completamente nostre. Hanno analizzato un investimento possibile del governo rispetto per risanare tutti i territori inquinati d'Italia, i cosiddetti SIN, siti di interesse nazionale. Si è stimato che per risanare tutti i territori d'Italia servono 9 miliardi e 700 milioni in un arco che loro hanno considerato di 5 anni, ma noi avremmo potuto anche considerare su 10 anni e sarebbe andata benissimo. Quindi un investimento di 10 miliardi in 10 anni non è così impossibile come ci prospettavano. Ma aggiungo che a fronte di questa spesa di 9 miliardi e 7 si è stimato che ne sarebbero rientrati allo Stato investitore 5 in fiscalità. Per cui spende 10 e ritorna il 50% di quanto investito in fiscalità. Non solo. 20 miliardi sarebbero stati il ritorno di produttività, cioè tutte le economie messe in moto dalle bonifiche restituiscono il doppio di quanto si investe. L'occupazione totale mossa dalle economie sostenibili arriverebbe a 200.000 occupati. 200.000 occupati. Quindi 9 miliardi e 7 di spesa, 5 te ne ritornano, 20, il doppio ti ritornano in produttività e 200.000 posti di lavoro. Chiaramente dobbiamo dire tutte le cose, anche quelle che ci piacciono un po' meno, cioè che sono 200.000 posti di lavoro in economie sane, ma potenziali. Cosa significa questo? Che per avvantaggiarsi delle bonifiche bisogna farsi trovare pronti. Un lavoro originale che abbiamo fatto noi rispetto allo studio di Confindustria è di ritarare tutto il loro studio sul piano nazionale sulla nostra realtà locale, perché avevamo bisogno di dare dei numeri precisi alla città che non credeva nel cambiamento. Quindi abbiamo fatto degli studi, dei calcoli, abbiamo dimostrato che di questi 9 miliardi e 7 solo per Taranto ne servono 3, e questo vi dà anche la misura dell'inquinamento della città, che vale un terzo dell'inquinamento d'Italia. Quindi 3 miliardi servono per risanare Taranto, e solo per Taranto si possono produrre fino a 40.000 posti di lavoro. Qui vengo al piccolo limite di questo nostro studio, cioè che di solito sono bandi comunitari, neanche nazionali, sono comunitari, per cui affinché possa costituire questa una chiave di riconversione economico-sociale per il territorio, occorre che il territorio si faccia trovare pronto. E questo è un altro dei problemi del voto politico che dicevamo prima, che è stato riempito con il terrore, che stiamo riempendo noi con il nostro lavoro. E cioè una politica veduta e lungimirante dovrebbe porre le basi affinché questi investimenti ricadano sul territorio con un gioco di incentivazioni. Io indico qual è la strada, voglio che si vada verso queste economie, voglio che questa occupazione ricada soprattutto sul mio territorio, per cui metto in gioco una serie di leve di incentivazione e di stimolo, di coordinamento, affinché la città più inquinata d'Italia sia quella che possa trainare tutto il paese verso l'uscita dalle economie fossili. E poi, guardandolo da un punto di vista più alto, sono in generale il dramma più grande del mondo e del nostro paese. Se considerate, ho visto prima gli amici di Brindisi, che sono anche loro purtroppo afflitti dal problema carbone, ci sono i problemi a trivellazioni che invece è legato al petrolio, c'è il problema gas, anche a Taranto volevano fare una riconversione a gas e quant'altro. Quindi è l'abbandono delle fossili il punto politico a cui puntare. Quindi queste bonifiche sono assolutamente, assolutamente convenienti, lo abbiamo dimostrato e abbiamo fatto capire che il cambiamento era possibile. Abbiamo anche ampliato questo piano parlando di porto, di tutto lo sviluppo delle potenzialità che ci può essere, e lo abbiamo aperto perché è ancora un manifesto in divenire. Io sono contento di dire, lo voglio sottolineare quest'oggi perché non è indifferente, che alla scrittura di questo piano ha partecipato anche un sindacato. Lo sottolineo perché è un atto di coraggio, soprattutto oggi.
il sindacato di base è la FLM Uniti, che prima ha fatto un intervento e che è uno dei sindacati che non scende in piazza con Confindustria come vediamo fanno adesso i confederali, perché quando si finisce per accettare il lavoro a tutti i costi siamo veramente davvero davvero arrivati alla fine. Allora noi nel nostro piccolissimo, con questo lavoro che può essere anche esportato in tutta Italia, può essere il piano di uscita dalle economie fossili per tutto il paese, vogliamo non solo dimostrare che si può fare, ma vogliamo essere argine a questa deriva paese che non è cambiata nemmeno con il governo del cambiamento. Vi faccio un esempio che per noi è stata una fortissima denuncia e che ancora di più sottolinea quanto raccontare la verità dei fatti faccia capire che occorre una reazione. E cioè, molti dei decreti che vengono scritti dal Ministero dell'Ambiente sono scritti da una persona, che è il dottor Lopresti, non avrò paura a fare il nome, che è stata quella che ha scritto come raggirare le norme del sequestro fatto dalla magistratura a Taranto. Questa persona qualche anno dopo è stata intercettata per la Tirreno Power in Liguria, eppure aveva subito un sequestro da parte della magistratura, quindi un caso del tutto simile a quello di Taranto. Nelle intercettazioni lui dice: dobbiamo fare la stessa porcata che abbiamo fatto per Ilva, cioè scrivere una norma in grado di aggirare il sequestro della magistratura. Poi, ridendo con i suoi colleghi, questa persona dice: mi sento le mani sporche di sangue, quasi quasi mi sputerei in faccia da solo. E pensare che quel sangue fossero i morti che Taranto piange è qualcosa che davvero non poteva non generare in noi una reazione fortissima. Questa persona è stata promossa all'interno di quel dipartimento del Ministero dai precedenti ministri e continua a gestire affari di grandissima responsabilità anche con questo Ministero. Dopo questa intercettazione, dopo, pensate che assurdità, questa persona è stata messa a capo, lui è il direttore delle prescrizioni AIA ILVA, cioè quello che deve dimostrare che ILVA ottempera tutte le prescrizioni ambientali. Adesso lui fa parte del direttore dell'osservatorio, ogni tanto viene a Taranto ed è quello che deve dire se si sono raggiunti o non raggiunti gli obiettivi. E questo è in continuità con tutti i governi. Tocchiamo degli interessi che sono enormi, dico l'ultima cosa e poi mi taccio, forse sono andato fuori tempo, non lo so. Il vero interesse nazionale qui non è nell'ambiente, nell'occupazione, né Taranto, sono le banche, anche qui bisogna fare dei nomi. Lo Stato ha fatto questa operazione sempre con i decreti, cioè ha detto: se investite in Ilva Taranto, lo Stato si fa garante del vostro investimento. Quindi le banche sono venute a salvare Ilva, un'azienda in fallimento su economie tra l'altro passate, con la garanzia che quei soldi li avrebbero recuperati. Davvero quello che definirei il capitalismo all'italiana, no? Cioè il rischio zero, profitto 100%. Ilva era indebitata per 3 miliardi, di questi la metà erano appunto da restituire alle banche. Ecco perché l'operazione che noi abbiamo fatto anche andando a Roma da Di Maio è stata forse un pochino ingenua, ma eravamo veramente tenuti a farla. Perché in realtà questa fabbrica non sarebbe mai stata chiusa come noi chiedevamo, perché appunto il sistema, se non lo rompi, non riparte questa città. Non poteva mai essere chiusa, dicevo, perché non si sapeva come restituire i soldi alle banche. Da questa vendita si recuperano 1,8 miliardi, di cui 1,5 miliardi potranno chiudere la partita con le banche. 3 miliardi di debiti di Ilva, che adesso sono debiti di tutti noi perché Ilva è in amministrazione controllata, quindi lo Stato aveva interesse a vendere perché almeno di quei 3 miliardi ne recuperava 1,8. Ma non le interessa, non è che le interessi neanche tanto più di recuperare tutta quella somma, l'importante era recuperare 1,5 miliardi, perché c'era Unicredit esposta per 900 milioni, Intesa San Paolo per 900 milioni, Unicredit per 400, quindi la vera strategia non è né l'acciaio che è sovrapproduzione, né Taranto, né i tarantini, ma era restituire i soldi alle banche. Questo sistema economico-finanziario è quello che ci fa andare nella strada che hanno imboccato anche con questo governo, e noi faremo una cosa molto semplice: andare decisamente e nettamente nella strada opposta. Ci crediamo e continueremo a farlo. Vi ringrazio.